Eccoci puntualissimi alle 19, buona serata a tutti, benvenuti da parte della libreria Modus Vivendi. Ed è davvero un piacere e un onore inaugurare questa serie di appuntamenti di Casa La Terza. La casa editrice La Terza, già da alcuni giorni, in questi giorni di forzato isolamento a casa, ha inaugurato un ciclo di incontri in diretta su Instagram, incontrando autori, addetti ai lavori, osservatori, giornalisti e scrittori della casa editrice. Lo stanno facendo con Anna, che è la responsabile editoriale della La Terza, ma hanno deciso di farlo anche con alcuni librai e noi siamo i primi, quindi davvero molto emozionante questa cosa qua. Inauguriamo questo ciclo di appuntamenti di Casa La Terza con i librai con un ospite davvero eccezionale. Vediamo se riusciamo a collegarci. Allora, eccolo qua. Dovrebbe collegarsi a brevissimo, aspettiamo di vederlo e poi ve lo presento ufficialmente. L'abbiamo già annunciato in questi giorni, in queste ore. Ecco che Eccomi qua. arriva. Perfettamente, Eccolo qui, ci senti? Ci ciao siamo? Fabrizio, ci siamo. Bene, noi stiamo iniziando a padroneggiare adesso questa tecnologia delle dirette Instagram, quindi è anche per Anche noi per me. È come andare nello spazio così con un utilitario. Quindi, allora, ben trovato Stefano Mancuso. È davvero un piacere, un onore. Il professor Stefano Mancuso è neurobiologo vegetale di fama internazionale. Ben trovato da Modus Vivendi e da Casa La Terza. Un Alle nostre piacere di spalle tanti trovarti. libri. Da te ovviamente sono molti di più, quindi comincerei quasi a spulciare cosa c'è nella tua biblioteca. Sì. Tra l'altro, Stefano Mancuso avrebbe dovuto essere fisicamente a Palermo in questi giorni, quindi è capitato un po' per caso questo appuntamento virtuale, perché saresti dovuto arrivare ieri per Esattamente. incontrare i nostri lettori di Palermo in libreria alle 18:30. E oggi avresti dovuto incontrare tantissimi centinaia di ragazzi dei licei, delle scuole, due scuole di Palermo, che poi magari citeremo perché ci sono anche delle domande da parte loro. E quindi ci ritroviamo qua. Nessuno lo avrebbe immaginato, ma fatto sta che ci troviamo in questa situazione. Intanto, grazie davvero, grazie alla Terza per aver creato questa occasione. Allora, Stefano Mancuso, è l'autore della Nazione delle Piante, il suo ultimo libro. Forse lo vedete al contrario, ma insomma, ormai lo conoscete tutti. È l'ultimo libro di Stefano Mancuso, che è autore tra l'altro anche di Verde Brillante, con la nostra amica comune Alessandra Viola. Uomini che amano le piante, biodiversi, Plant Revolution, viaggio nell'universo vegetale, poi prima di questo La Nazione delle Piante, l'incredibile viaggio delle piante, anche questo pubblicato da La Terza. Quindi parleremo di piante, parleremo di mondo vegetale, tra l'altro La Nazione delle Piante in questi giorni è molto richiesto dai nostri lettori, come forse già sapete, anche noi facciamo parte di quelle librerie che in tutta Italia effettuano le spedizioni a domicilio tramite dei corrieri. E il tema ambientale è ovviamente tra i più dibattuti in questo periodo, perché si è trasformato necessariamente in un tema di stringente attualità. La Nazione delle Piante dà la parola alle piante, perché Stefano Mancuso ha immaginato di scrivere una costituzione proprio in cui le piante prendono la parola. Ed è un libro straordinario perché si legge con facilità, con semplicità, quindi accessibile a tutti, ma allo stesso tempo dà dei concetti precisi, importanti, veramente fruibili da tutti i tipi di lettori. E infatti ha avuto tantissimi consensi e tantissimi riscontri anche dagli studenti, come vedremo. Non voglio dilungarmi troppo perché le domande sono tantissime. Stefano, abbiamo raccolto in questi giorni proprio tantissimi stimoli da parte dei nostri lettori sui social e anche appunto dagli studenti. Quindi io ti do soltanto un primo
in un primo input e poi diamo subito spazio agli interventi. Leggendo il libro La Nazione delle Piante si comprende e si intuisce facilmente come il cosiddetto Homo sapiens, che poi tanto sapiens non è, abbia sostanzialmente considerato la Terra e il pianeta e l'ambiente come un serbatoio da sfruttare in maniera indiscriminata e veramente dissennata a volte. Quindi sfruttando gli ecosistemi, deforestando, abbattendo gli alberi anziché piantandone di nuovi e creando nuove occasioni di verde nelle nostre città, si sono create delle conseguenze davvero nefaste. Quali sono queste conseguenze e perché è così importante parlarne in questo momento della nostra storia? Beh, guarda Fabrizio, cioè, le conseguenze sono enormi, siamo appena all'inizio, stiamo pagando già ora in maniera abbastanza importante la conseguenza delle nostre azioni e in futuro se non cambiamo abbastanza velocemente andrà anche peggio. Ora a me non piace per nulla fare la Cassandra. Per quanto voglio dire, ricordo spesso che aveva ragione Cassandra, non è che aveva torto. E poi siamo in una fase storica in cui diciamo gli scienziati non vengono molto ascoltati, tranne poi pentirsene quando gli avvenimenti che avevano neanche predetto, ma semplicemente annunciato con regolarità avvengono. Allora, ormai è anni che si ripete con voce unanime, cioè non c'è mai stata una tale concordia fra gli scienziati di tutto il mondo che ciò che stiamo facendo al pianeta in termini soprattutto di riscaldamento globale avrà delle conseguenze. C'è stato un attimo di pausa, scusatemi. Sì, ti sentiamo. Avrà delle conseguenze, vi dicevo, nefaste sul nostro futuro, anche se ogni tanto si sente parlare di qualche scienziato che è, come dire, considerato un negazionista, cioè che nega che ci sia un riscaldamento globale. Credetemi che veramente non c'è mai stato nella storia della scienza un consenso più assoluto sul fatto che il riscaldamento globale è il problema principale che l'umanità si trova a dover risolvere ed è probabilmente il problema più importante di fronte al quale l'umanità si sia mai trovato. Perché dico che è difficile anche predire e dire che cosa accadrà? Facciamo un esempio ora con il virus che sta affliggendo le nostre vite. Sembrerebbe, come dire, un evento legato al caso, alla fortuità, è impossibile prevedere questi passaggi, ma non è assolutamente vero. Il nostro impatto sull'ambiente è tale per cui le più grandi riviste internazionali, ormai da almeno 20 anni, ci dicono che il numero di malattie infettive e soprattutto il numero di malattie che passano dagli animali all'uomo a causa del nostro impatto sull'ambiente sta triplicando nel corso degli ultimi decenni. A che cosa è dovuto questo? Beh, è difficile dirlo in maniere semplici, ma c'è una storiella che io racconto nella Nazione delle Piante, storiella per modo di dire, è un raccontino che fece Charles Darwin per far capire come la natura sia completamente interconnessa. Allora diceva Charles Darwin, e poi torniamo al virus, che la potenza, allora all'epoca di Darwin la Gran Bretagna governava i due terzi del mondo. L'impero britannico era sparso su tutto il globo. Benissimo, diceva Charles Darwin, la potenza dell'impero britannico la dobbiamo ai bombi. I bombi sono delle specie di api. Non so se
magari non tutti gli ascoltatori sono addentro, sono delle specie di api un po' più grosse che impollinano anche loro i fiori. Perché diceva questa cosa? Allora diceva Darwin, beh, è risaputo che i gatti mangiano i topi. Per cui se ci sono tanti gatti, ci sono meno topi. Se ci sono meno topi, ci sono più larve di bombi, perché i topi si nutrono di larve di bombi. I bombi possono andare a impollinare il trifoglio serve per, è il principale alimento delle mandrie, che forniscono la carne che rende la Marina Britannica la cosa più importante, il nostro principale punto di forza per governare il mondo. Allora, era una storiella ovviamente, ma serviva a far capire come tutto nella vita è connesso, ed è quindi assolutamente impossibile immaginare che le nostre modificazioni, che sono di natura catastrofica, non abbiano conseguenze. Noi viviamo in un'epoca in cui il tasso di estinzione delle specie è dalle 100 alle 1000 volte più alto di quanto lo sia mai stato nella storia della vita. Cioè, siamo in quella che viene chiamata a tutti gli effetti la sesta estinzione. Ora sappiamo, la storia delle estinzioni è una storia lunga, è iniziata, ce ne sono state già 5 di ordine catastrofico. Una estinzione è un evento talmente straordinario e catastrofico che ha un impatto sulla vita tale da ridurre in maniera significativa la percentuale di specie viventi. Ora, per capire che cos'è un evento catastrofico, l'ultima estinzione nota è quella che è avvenuta 66-65 milioni di anni fa, che ha provocato l'estinzione dei dinosauri. Tutti la conosciamo dai film, eccetera, eccetera. Cade il meteorite nello Yucatan, si alza una colonna di polvere che rimane nell'atmosfera, oscurando il sole, cambiando il clima, e i dinosauri scompaiono. Ora, abbiamo questa narrazione noi di solito molto da film, cioè cade il meteorite e l'anno dopo non ci sono più dinosauri. No, in verità la questione non è andata così. È caduto il meteorite, i cambiamenti climatici che sono susseguiti alla caduta del meteorite hanno provocato nelle centinaia di migliaia di anni successive, centinaia di migliaia di anni, se non milioni di anni successivi, l'estinzione di gran parte delle specie esistenti. Quindi però, attenzione, stiamo parlando, i tempi sono fondamentali, centinaia di migliaia di anni, milioni di anni, dopo un evento catastrofico di questa portata. Oggi noi stiamo assistendo a più o meno allo stesso tasso di estinzione delle specie, ma in una quantità di tempo che è ridicola nella cronologia della vita, perché stiamo parlando veramente di pochissimi anni. In una quantità così breve di anni, un'estinzione come questa che stiamo portando avanti noi non è mai accaduta. E questa è un'estinzione dovuta ai nostri comportamenti, cioè a quello che noi stiamo facendo al pianeta. Quindi è anche difficile da prevedere che cosa accadrà. La temperatura, facciamo un altro esempio, la temperatura. Allora, se la nostra temperatura corporea, la temperatura del nostro corpo di uomini, che è normalmente 36,5 statisticamente, la normale, diventa 37,5, abbiamo la febbre. Addirittura è una delle misurazioni che dobbiamo fare per vedere se abbiamo questo virus. Fino a 37,5 possiamo stare tranquilli. O abbiamo, come dire, lo abbiamo preso in via asintomatica, oppure non lo abbiamo per nulla. Ma sopra i 37,5 dobbiamo cominciare a preoccuparci. Un solo grado di differenza cambia tutto. Ora, come mai noi non ci rendiamo conto che un grado di differenza sulla temperatura del nostro corpo cambia tutto quanto? Non se ne parli di 2, a 38,5 gradi siamo in una condizione molto difficoltosa. Non potremmo vivere a 38,5 gradi.
di temperatura corporea. Bene. E perché allora non capiamo, non comprendiamo che l'aumento della temperatura del pianeta, che è già stata dagli inizi del secolo scorso di 2 gradi, e che continua ad aumentare a un tasso di 0,2 gradi per decade, e quindi aumenta sempre più velocemente, per cui le previsioni sono che alla fine di questo secolo si potrebbe arrivare a una temperatura che è più alta intorno ai 5 gradi rispetto agli inizi del Novecento. Allora, perché non immaginiamo che questo cambio di temperatura sia devastante? A me non piace la parola, l'aggettivo devastante, che oggi i ragazzi usano praticamente per qualunque, in qualunque situazione, però in questo caso penso che sia adatto, e saranno le conseguenze, saranno devastanti e non sono prevedibili. Perché non sono prevedibili? Perché la temperatura è alla base essenzialmente di qualunque processo fisico, reazione chimica o biologica del pianeta, cioè tutto cambia con la temperatura. Allora, quando noi facciamo ciò che facciamo, dobbiamo essere consapevoli che queste azioni hanno delle conseguenze. In un certo senso questo dovremmo essere consapevoli. In un certo senso questo virus, può riportando con i piedi per terra, ci fa capire davvero esistono le nostre azioni. E alcune di queste, e questa, diciamo, il virus può anche essere considerato una conseguenza delle nostre azioni sconsiderate, ma veramente lo chiamerei quasi come una specie di avviso gentile della natura rispetto a ciò che potrebbe accadere qualora noi non cambiassimo immediatamente il nostro impatto sul pianeta. Le risorse, ti faccio un ultimo esempio, poi andiamo alle domande, magari alle altre domande. Altrimenti dobbiamo fare 3 collegamenti. Appunto. Le risorse sono... Noi viviamo su un pianeta che è finito. Ecco, per esempio, prendiamo il caso della Sicilia. La Sicilia è un'isola. Ora, lasciamo perdere che è molto vicina al resto del continente, ma un'isola, per sua natura, vive esclusivamente delle risorse che sono presenti sull'isola. Se un'isola, mettiamo, fosse molto lontana da qualunque altro continente, l'isola di Pasqua, allora deve vivere delle risorse che ha lì dentro. Faccio l'esempio dell'isola di Pasqua perché la civiltà dell'isola di Pasqua si è proprio estinta per la sua, diciamo, incapacità di governare l'uso delle risorse, le ha terminate. Allora, il pianeta è come una grande isola, ma è sempre un'isola. Il nostro pianeta è un'isola nell'universo. È un'isola che comincia ad essere abitata da 7 miliardi e mezzo ormai di uomini che consumano risorse in una maniera che non è sopportabile. Cioè noi consumiamo tutte le risorse che potremmo consumare in un anno, le terminiamo intorno a luglio. Il che vuol dire che agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e metà luglio noi viviamo di risorse che non abbiamo. A chi le stiamo, dove le stiamo prendendo? Sono risorse che non si ricostituiranno più e che noi stiamo, come dire, sottraendo alle future generazioni. È un po' lo stesso concetto del debito pubblico, ma espanso a livello delle risorse planetarie. Noi stiamo vivendo, consumando risorse che non abbiamo. Il nostro modo di vivere dipende chiaramente poi dai luoghi. Che ne so, gli americani, gli statunitensi consumano, se tutto il mondo fosse fatto da americani, le risorse terminerebbero ogni anno a febbraio. Quindi è un consumo assolutamente intollerabile di risorse, e anche questa è una cosa di buon senso, e non c'è molto su cui discutere. È semplicemente, è per questo che io
nel libro e anche da altre parti mi interrogo sull'intelligenza della nostra specie. Perché quello che stiamo facendo noi non lo fa nessun'altra specie, cioè non esiste una specie sul pianeta che consuma più risorse di quelle che permettono alla propria specie di sopravvivere. Lo spieghi perfettamente nel libro e tra l'altro mentre parlavi c'è stato un intervento di Nicoletta che diceva in questo preciso momento storico gli scienziati come te dovrebbero alzare la voce di più e prendere posizione in maniera forte, energica, quasi aggressiva per cercare di far cambiare il sistema. Quindi è anche un invito che viene fatto a te e a tutti gli scienziati. E a me è piaciuto moltissimo l'articolo 3. Perché è quello su cui mi sono proprio fermato di più. L'articolo 3 è quello che dice che la nazione delle piante non riconosce le gerarchie animali fondate su centri di comando e funzioni concentrate e favorisce democrazie vegetali diffuse e decentralizzate. Bellissimo. Forse è l'articolo più, a me è sembrato il più politico in qualche modo del libro. A parte che poi fai riferimento anche al principio di Peter che dice che le persone in una gerarchia tendono a raggiungere il proprio livello di incompetenza, e questo secondo me è straordinario. E poi concludi il capitolo dicendo che la nazione delle piante, infatti vorrei che ci chiarissi questo concetto. Utilizzando soltanto modelli organizzativi diffusi, decentralizzati e reiterati, si è liberata per sempre dei problemi di fragilità, burocrazia, distanza, sclerosi, inefficienza, tipici dell'organizzazione gerarchica o centralizzata di natura animale. Ecco, questo è un concetto su cui vorrei che ti soffermassi un po', perché io l'ho trovato davvero molto originale. Ecco, quindi brevemente, se lo vuoi Certo. chiedere. Allora, beh, guarda, è anche abbastanza semplice. Noi uomini siamo animali e come animali abbiamo una nostra struttura corporea, una nostra architettura molto semplice. Noi abbiamo un cervello che governa degli organi. È proprio una struttura piramidale governata da un cervello. Che cosa? E degli organi singoli o doppi specializzati in particolari funzioni. Respiriamo con due polmoni, digeriamo con lo stomaco, vediamo con due occhi, eccetera, singoli o doppi. Allora, che cosa abbiamo fatto noi nella nostra storia? Abbiamo imitato l'unico tipo di struttura organizzativa che conoscevamo, che è quella nostra. E che cosa abbiamo fatto? Quindi abbiamo costruito tutte le nostre organizzazioni, le nostre società. In una maniera simile a quella in cui noi siamo costruiti. Non è un caso che tu prendi qualunque organizzazione, che vada, che ne so, dal Parlamento al condominio, all'università, alle biblioteche, l'esercito, qualunque organizzazione umana ha un organigramma. E questo organigramma c'ha sempre un capo. Non è un caso che si chiami capo. Capo viene dalla testa, il cervello. E poi sotto una gerarchia che viene comandata da questo cervello. Ora, questa organizzazione è un'organizzazione sensata? È un'organizzazione che in natura è ripetuta? No. Innanzitutto perché in natura gli animali sono soltanto lo 0,3%, quindi sono del tutto irrilevanti. Sulla vita del pianeta, del tutto irrilevanti. Le piante che rappresentano l'85% della vita hanno un'organizzazione diffusa. Ora arriviamo a com'è fatta questa organizzazione. Com'è la nostra? Queste organizzazioni gerarchiche, che problemi hanno? Sono fragili. Sono fragili perché basta rimuovere, non c'è bisogno di rimuovere il capo, ma basta rimuovere uno degli organi fondamentali perché l'intera organizzazione crolli. È una cosa che è avvenuta in tante civiltà e è avvenuta continuamente nella storia dell'umanità. Poi sono inerentemente lente perché nasce la burocrazia e questo toglie l'unico vantaggio di un'organizzazione del genere. Queste organizzazioni nascono, sono animali, perché noi siamo animati, ci muoviamo velocemente. Quindi la velocità è l'unico vantaggio che ha questo tipo di organizzazione. Nel momento in cui però entra la burocrazia che serve a trasportare
i messaggi dalla periferia al centro e dal centro alla periferia, l'unico vantaggio che esisteva scompare. La burocrazia porta una serie inenarrabile di problemi e di conseguenze. Poi tu ricordavi la questione della distanza. Beh, la distanza è un altro dei problemi enormi. In qualunque organizzazione centralizzata le decisioni vengono prese lontano dal punto in cui devono avere azione e quindi non possono, uno, avere tutte le informazioni che invece sono presenti localmente e due, nella trasmissione dell'informazione dalla periferia al centro si ha una perdita inevitabile di informazione, cosa che avviene sempre in qualunque tipo di trasmissione di informazione. Allora, questa è un'organizzazione primitiva, molto primordiale, fragile, inefficiente, che non prende le soluzioni adatte perché non ha i dati adatti su cui lavorare e che soprattutto demanda a un piccolissimo numero di persone la decisione su tanti altri, nel caso degli uomini. Ora, c'è una legge in natura, e proprio quando parlo di legge intendo una legge che ha una valenza come la gravitazione universale di Newton, a cui tutti sono sottoposti. Non è che uno dice no, per me questa legge non vale, io non gravito, io posso librarmi in aria perché per me la gravitazione universale non vale. No, tutti siamo sottoposti. Allora dice questa legge che in natura le decisioni prese dal gruppo, in qualunque gruppo naturale, le decisioni prese dal gruppo sono sempre migliori per il gruppo stesso rispetto alle decisioni prese dal migliore del gruppo. Attenzione, perché questa è una cosa fondamentale, quindi anche qualora noi fossimo in grado di identificare il migliore del gruppo, cosa che ovviamente non accade mai, ma anche nel caso utopico in cui noi fossimo in grado di identificare il migliore del gruppo, le sue decisioni non avranno mai la stessa potenza per il gruppo rispetto alle decisioni prese dal gruppo. Perché? Perché, e c'è un famoso detto, il famoso detto, diciamo, è il buon senso, una testa è peggio di due e così via. Allora, che poi c'è il famoso teorema della giuria. Il teorema della giuria dice che più grande è una giuria, è un teorema matematico, più grande è il numero di componenti di una giuria, maggiore sarà la precisione delle decisioni che prende. Allora, basta questo per farci capire che più si allarga la platea di coloro che decidono, migliore sarà la decisione. Ora, abbiamo le possibilità? Io dico di sì. Noi continuiamo a vivere in una specie di mondo primitivo. Internet ha cambiato, ci ha resi interconnessi. Internet noi lo usiamo per le puttanate. Se mi potete passare questo termine, ma le sue potenzialità sarebbero incredibili. Siamo per la prima volta connessi tutti quanti, grosso modo, cioè potremmo prendere delle decisioni. Ora, io non vorrei che questa cosa fosse presa in maniera troppo politica, perché io poi penso proprio che sia una questione di organizzazione. Vi faccio un esempio di un'organizzazione che funziona meravigliosamente in questa maniera, Wikipedia. Magari molte persone, soprattutto molti intellettuali, hanno una specie di fastidio quando si cita Wikipedia perché ritengono che le informazioni non siano corrette. Beh, sappiate che è sbagliato. Soprattutto Wikipedia, quella in inglese, è in assoluto la più corretta fonte di informazione che oggi esista sul pianeta. Wikipedia ha formato, è riuscita a produrre in quanto una quindicina d'anni, 20 anni, voglio essere largo, l'equivalente di 40.000 volumi dell'Enciclopedia Britannica, utilizzando assolutamente nessun tipo di organizzazione centralizzata. Ora voi pensate
cercate di pensare che cosa sarebbe stato dover produrre 40 volumi, 40.000 volumi di un'enciclopedia utilizzando una struttura gerarchica, per cui c'è il capo enciclopedia, che poi ha sotto di sé il capo della sezione storia, geografia, economia, il capo della sezione storia ha sotto di sé l'esperto sumero, greco, romano, poi sotto di sé quello romano ha la Repubblica, l'impero. Capite che è una follia. E infatti qual è il grado di produzione di un'enciclopedia vecchio stile? Un volume ogni 2 anni, 2 volumi a quinquennio, una cosa a lustro, una cosa del genere. Ecco, Wikipedia è riuscita a fare questo senza avere nessuna organizzazione gerarchica. Ora, io ho citato Wikipedia perché Wikipedia è una cosa che tutti quanti più o meno conosciamo. E vi ripeto, non esiste, sono stati fatti degli studi comparativi, non esiste nulla di così dettagliato oggi come diciamo strumento di informazione generale come Wikipedia. Ed è stato fatto in maniera completamente decentralizzata, diffusa, sfruttando appositamente le capacità dei gruppi. Però questo è un tema, Fabrizio, che ovviamente richiederebbe ore e ore di discussione. No, noi staremmo ore ad ascoltarti, perché insomma ho visto che siamo già a metà dell'incontro, quindi dobbiamo essere veloci e rapidi. Allora, Margherita Ceccarelli ci chiedeva che leggendo i suoi libri ha imparato che le piante sono il sistema di vita più efficiente sul nostro pianeta, infatti è quello infinitamente più diffuso. In questo momento in cui noi, specie umana, non ti sento, Fabrizio. Sì. Mi senti? C'è qualche problema? Vediamo se riusciamo a risolverlo. Ci sei? Non ti ho sentito. Adesso mi senti? C'è qualche problema di collegamento? Vediamo. Ok. La specie umana sta rischiando l'estinzione con i nostri comportamenti. Margherita Ceccarelli ci chiedeva qual è l'insegnamento più importante che possiamo trarre dalla vita delle piante, che può essere determinante per consentire di poter avere qualche chance in più nella nostra vita davanti a noi. Beh, sai, alcuni in una maniera o nell'altra li abbiamo già toccati, però direi... ce ne sono due di cui ancora non abbiamo parlato, che per me sono estremamente rilevanti. Beh, uno lo abbiamo vagamente sfiorato, che è l'uso delle risorse. Cioè, le piante non usano mai, essendo degli esseri stanziali, sessili, non usano mai e non possono andarsene in giro a cercare le risorse, non usano mai più risorse di quante ne hanno a disposizione. E questa, diciamo, sarebbe un grande insegnamento. Il secondo e ancora più importante è che nelle piante il valore della cooperazione è molto molto più importante rispetto a quanto non lo sia negli animali. Negli animali il valore vero, diciamo, la spinta principale all'evoluzione è, si può discutere, ma insomma la competizione ha un forte valore, perché noi siamo predatori. Qualunque animale è un predatore, deve mangiare degli altri esseri viventi per sopravvivere. E quindi la competizione, la sopraffazione è connaturata all'essere animale. E le piante, pensa quanto sono diverse da noi, come non potremmo mai comprenderle. Una pianta si è evoluta sapendo che sarebbe stata mangiata. Cioè una pianta sa che sarà predata dagli animali, sa che gli animali ne mangeranno parte del suo corpo, è per questo che si è evoluta e si è costruita così. Per loro essere mangiate non è la cosa principale, il dramma principale a cui resistere, a cui rispondere. Nelle piante la cooperazione, cioè lo stare, quello che Kropotkin, che noi conosciamo per lo più per le sue tesi anarchiche, ma era un grande biologo evoluzionista russo, prima che essere... citato nel libro, tra l'altro. Esatto. Scrisse un libro meraviglioso che si chiamava
sul mutuo appoggio delle specie viventi come fattore dell'evoluzione, che è straordinario, in cui veramente fa comprendere come la cooperazione sia il vero motore della vita. E allora questa è la seconda cosa fondamentale che dovremmo imparare dalle piante. Lo so che parlo come un utopista pazzo, però diciamo, se potessimo cooperare come cooperano le piante, ne saremmo tutti più felici. Allora, questo è il ritmo giusto. Qualche domanda da parte dei ragazzi dell'Istituto Einaudi Pareto di Palermo. Oggi, stamattina, saresti dovuto essere lì appunto a incontrarli. I ragazzi, coordinati dalla professoressa Alessandra Dia, chiedono per esempio se esiste un vero senso di comunità, solidarietà tra le piante. E poi, è possibile che tra le piante ci siano dei sentimenti anche cattivi? Scusami, ripeti la prima parte? La prima parte chiedeva se esiste un vero senso di comunità, solidarietà tra le piante. Certamente, esiste ed è fortissimo. Tu pensa che c'è una mia collega canadese che si chiama Susan Simard, la quale anni fa isolò praticamente un abete di una foresta dalla terra e dall'acqua. Cioè praticamente le sue radici erano impossibilitate a prendere ciò di cui aveva bisogno, ma aveva mantenuto tutte le connessioni con le piante vicine, perché in una foresta tutti gli alberi sono interconnessi attraverso le radici. Bene, quell'abete è ancora lì, che vive. Allora, come vuoi chiamare questa cosa qui se non solidarietà, in termini umani? Ora, nelle piante ci sono dei motivi per cui questo accade, perché è favorevole, è meglio per loro se quella pianta rimane in vita, ma è la stessa cosa per noi. Molto spesso, se noi ci facciamo carico, diciamo, delle esigenze di chi ha meno di noi e di chi non può, diciamo, raggiungere alcuni livelli, e noi stiamo facendo una cosa che è positiva per noi, è positiva per tutta la comunità e quindi viviamo meglio. Non è che le piante fanno questo perché hanno, come dire, uno spirito angelico dentro di loro. Lo fanno perché la cooperazione è il motore principale dell'evoluzione. Hanno anche qualche volta, ovviamente, dei sentimenti di tipo negativo. Anche le piante hanno delle competizioni. Per esempio, la competizione per la luce è fondamentale nelle piante. Le piante cominciano, se tu metti una pianta accanto a un'altra, la pianta che è ombreggiata comincia a crescere più velocemente, subito, perché cerca di superarla. Ma sono tutte competizioni, come potremmo dire, benevole, che non portano quasi mai all'eliminazione del concorrente. Ce ne sono tante, per esempio se ci sono piante superiori ad altre. Ma questo, sai, questo è molto difficile, non superiori in che senso? Ogni pianta è adatta. Già proprio la domanda, questo non va, perché l'idea di migliore nel libro è come dire, Ci riporta all'antropocentrismo, ci in riporta qualche modo. all'antropocentrismo. Allora, quello che è fondamentale è quanto una pianta è adatta, cioè quanto è adatta al proprio ambiente, no? Migliore o non migliore ha poco senso. Allora, ogni pianta, direi, è evoluta per essere al massimo efficiente nell'interno al quale si è prodotta. Questa è una domanda interessante, l'ha fatta Lucia dei Vivai Lo Porto. Come immagina una formazione a tema mondo vegetale e natura a partire dalla scuola materna e primaria? In sostanza, cosa faresti nel concreto se tu facessi il maestro? Bellissima domanda. Beh, cosa farei? Allora, innanzitutto va detto che come è la botanica in generale oggi è o non è insegnata per nulla, diciamo, è roba che occupa qualche ora in tutto il curriculum, tutto il ciclo scolastico, e quindi è ovviamente una cosa del tutto marginale, e quando è insegnata è noiosissima. Noiosissima, perché normalmente si associa l'idea del botanico, per esempio, è la quintessenza della persona noiosa, no, nell'immaginario delle persone, una persona che sta lì a classificare delle piante, il classico intellettuale che sta chiuso, polveroso e guarda che specie è. Ecco,
non la insegnerei così. Le piante sono una fonte continua di meraviglia. E se uno le sa guardare e le fa vedere soprattutto ai bambini, fa vedere, per esempio, userei moltissimo i time lapse, cioè i filmati accelerati, per far vedere le capacità delle piante. Se si fa un filmato in time lapse di qualunque pianta, che è cosa che si può fare oggi con qualunque telefonino praticamente, ne vengono fuori delle straordinarie, degli straordinari filmati che ci fanno capire i comportamenti delle piante. Ecco, io utilizzerei queste tecniche. Davvero interessante. Ci ha scritto anche una Rosa della casa editrice, una piccola casa editrice di Palermo, che forse tu conosci, Idee Storte, che, di cui dovresti avere anche un libro, Botanica Fantastica. Sì. Siamo una piccola casa editrice che si occupa principalmente di bambini, nella prospettiva vegetale, con le problematiche attuali. Si chiedono loro quale priorità devono avere i messaggi che potrebbero veicolare i loro libri. Dovrebbero, parlando a bambini, è fondamentale che le piante siano umanizzate. Allora, ogni volta che si parla di antropomorfizzare le piante, i miei colleghi impazziscono, dicendo che è una cosa che è assolutamente scorretta. Io, invece, che sono capatosta, vi dico che vanno antropomorfizzate perché noi siamo uomini e se vogliamo far comprendere ai bambini le capacità delle piante bisogna presentargliele come se fossero delle persone. È chiaro, delle persone strane, delle persone originali, delle persone che fanno delle cose che le altre persone non fanno, e metterei in evidenza queste caratteristiche, la sedentarietà, cioè il fatto che stanno ferme, che non se ne vanno in giro, non sono iperattive, che comunicano tantissimo. E guardate, questa è una cosa che stiamo vedendo oggi. Noi oggi, in un certo senso, bloccati in casa, siamo come delle piante. Non possiamo andarcene in giro. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo intensificato a dismisura le nostre capacità di comunicazione a distanza. Internet, il traffico di dati su internet è quintuplicato da quando è iniziata la quarantena. Allora, le piante fanno la stessa cosa, perché non se ne possono andare in giro, comunicano tantissimo con le altre piante. Io metterei in evidenza tutte queste caratteristiche delle piante, trasformandole, come dire, quasi in personaggi umani. È proprio a questo è legata l'ultima domanda prima di concludere, perché il tempo è veramente tiranno, ma a questo punto veramente qui a Palermo devi tornare per forza, perché ti vogliamo anche fisicamente. La Fondazione Crimi, che lo chiede, a proposito di comunicazione tra le piante comunicano anche a grande distanza scambiandosi dei segnali chimici. Questo è stato provato scientificamente con l'uso di isotopi radioattivi. Esistono altri modi fisici di comunicazione tra le piante o tra piante e animali, ad esempio il rumore delle foglie o l'ombra che proietta sul terreno un grande albero, oppure lo spessore della corteccia non può essere inteso come un segnale di comunicazione tra pianta e animale, e conclude che i contadini del secolo scorso interpretavano le variazioni meteorologiche dal movimento delle foglie, praticando una sorta di dendromanzia. Sì, questa è una bella domanda. È molto bella ed è corretta. Pensa che c'è una mia collega in Svizzera, che sulle Alpi svizzere, che continua a fare la meteorologa esclusivamente controllando i movimenti e i comportamenti delle piante. E c'ha sulla settimana ha lo stesso grado di capacità di prevedere l'andamento del clima della normale meteorologia satellitare. Quindi è vero. Beh, le piante non utilizzano soltanto le molecole chimiche, è tutt'altro. Utilizzano un sacco di sistemi fisici. Per esempio sentono. Questa è una cosa che ha scoperto il mio laboratorio. Pubblicammo questo lavoro ormai una decina di anni fa, in cui dimostravamo appunto che le piante erano in grado di percepire particolari vibrazioni, variazioni di frequenze particolari emesse sia naturalmente, per esempio, lo scorrere dell'acqua, oppure anche dagli insetti, la vibrazione, i rumori
prodotti da alcuni insetti. E poi utilizzano, ovviamente, sono in grado di percepire le variazioni di luce, quindi l'ombra, la variazione delle lunghezza d'onda. Le piante sono incredibilmente più sensibili di noi. Questa non è una mia opinione, è un dato di fatto che conosciamo bene ormai. Se le piante percepiscono una serie di parametri chimici e fisici di cui noi non abbiamo assolutamente alcuna capacità di percepire. Vorrei salutarti prima dei ringraziamenti di rito. C'era Mirko, ma è una domanda che pensavo di farti anch'io. Se ci consigliavi un libro che merita di essere letto, un consiglio di lettura utile per questi giorni così, così complessi. A me piacciono una serie di libri che piacciono molto sono quelli di Thoreau. Da Walden alla vita nei boschi a soprattutto i suoi diari. I diari di Thoreau sono meravigliosi. È uscita da poco una traduzione, Io cammino da solo, tradotto dal nostro amico Mauro Maraschi, un libro meraviglioso, sono d'accordo con te. È un libro meraviglioso che ci apre, diciamo, le porte a una comprensione della natura come mai nessuno scienziato sarà in grado di darvi. Hai davvero ragione, sottoscrivo la tua ultima affermazione. Va bene, mi sa che abbiamo fatto le 19:46, quindi dovevamo stare entro mi è stato detto 50 minuti, quindi abbiamo rispettato in pieno, siamo stati quasi, quasi bravi. Grazie davvero Stefano Mancuso, ti aspettiamo a Palermo. Grazie alla Terza di averci invitato e di averci fatto inaugurare, quindi una bella responsabilità. Sono davvero contento di averti incontrato e sicuramente anche i nostri lettori e chi ci ascolta avranno apprezzato. Grazie, buona serata a tutti. Grazie e ti aspettiamo da Modo di Vendere. Arrivederci. Ciao a tutti, ciao Stefano. Ciao.